Come avete visto, si cominciano a delineare le diverse star. Oh, adesso non esageriamo con le star. No, guardi, le dico sul serio. Non abbiamo mai avuto star. Questa sera abbiamo una star, non solo, ma una star che si presta a raccontare di una storia sua personale che riguarda episodi di alcolismo. Penso per essere utile a tutti, insomma, è chiaro? Sì, ma certamente non per esibizioni. Certo, io la ringrazio molto per essere venuta, mi fa piacere e... Riassumo brevemente quello che mi è stato scritto da Giorgio Pacifici, che so anche le ha dedicato anche un lungo articolo, vero, recentemente? Sì. Ecco, allora, il suo diciamo, rapporto con l'alcol più o meno... è molto dimagrita lei? No, anzi sono ingrassata ultimamente. Ah, sì? Però durante questa trasmissione, giuro, credo di essermi ubriacata solo a guardare tutto quel vino. Ah sì? Sì, e a sentirne solo parlare. Cioè mi gira la testa, veramente. Comunque, il suo episodio è legato strettamente alla sua vita artistica, diciamo, cioè alla sua professione, no? Beh, la delusione d'amore. Non è proprio legato alla vita artistica, no. È proprio legato alla vita... Alla vita. Alla vita. Però non cerco scusanti, non ho scusanti. Io sono molto rigida con me stessa e amo la lucidità innanzitutto, per prima cosa. Devo dire che è nata come questo mio avvicinamento alla birra, è nata come spirito di aggregazione. Io non fumo, per cui non frequento locali notturni, e allora frequentavo il pub. Ho cominciato in Inghilterra, dove c'era, quando ero in Inghilterra io, alle 6 non si poteva bere, e allora ci si riuniva proprio a casa di qualche amico che aveva chiaramente la birra in frigo. Cioè, c'era una limitazione dalle 6, credo, alle 9 di sera non si poteva bere, poi si finiva e facevano finta di darti, sì, del tè, e invece dentro le tazze del tè c'era la birra. Sì, comunque c'è stata anche, diciamo, una fase della sua vita che l'ha aiutata, sì, a scivolare, difficoltà sentimentali, no, non di lavoro. Più che altro sentimentali, ma proprio di vita. Cioè mia madre, però non voglio dirlo perché sembra quasi che io abbia scusanti, voglia cercare delle scusanti. Ma guardi che mica uno deve essere un mascalzone, un disgraziato, perché per un po' ha bevuto, è una cosa... Sì, però cioè, io non mi vorrei perdono, chiamare tutti qua, non... compreso la Stemio Doc, perché una volta... Ma comunque non lo facciamo, teniamo i nostri pilastri. Non lo perdono, cioè, perché io non avevo mai bevuto, in effetti. No, guardi, io comunque, credo... tuttora, se io, alle 6 di sera, se sì, sono no, in compagnia... Però quello che è, cioè, grave, che lei ha raccontato a Giorgio, se io ricordo bene, sì, non grave perché sia grave farlo. No, è grave perché io lo facevo... iniziavo con questa cosa, questo rito delle 6... E poi tornavo a casa e lo facevo in tutta solitudine. Eh certo. Questo è il punto. Questo è il punto, sì. Lo facevo perché... E poi mi sono auto-emarginata da sola. Cioè, non mi sono... Nessuno mi ha mai visto ubriaca o brilla. Eppure io a casa, da sola, ero brilla. Ecco, lei sa per che... Per non dire ubriaca, che non mi piace proprio. Lei sa che dei dati in difetto, ma poi a parte i dati anche le nostre conoscenze, diciamo, di vita, dicono che in una condizione molto più grave della sua ci sono circa 60-70 mila casalinghe italiane che vivono questa condizione nella più assoluta solitudine, non si fanno mai vedere in pubblico quando sono ubriache, bevono anche di tutto, proprio veramente di tutto, di più, in questo senso. Nel anche senso, l'alcol viene naturale. Anche questo. E viene vissuta questa cosa in assoluta solitudine perché non si supera, cioè le donne si vergognano, no? Di farsi vedere così. Sì, esattamente. Però quello che è grave, secondo me, è che poi si perde nel sociale, nel senso che lasci perdere i rapporti, le cose. Immagino che questo sia... Infatti io non volevo ammorbare, rattristare i miei amici, per cui non cercavo delle complicità in questo senso, anche perché secondo me stavo facendo una cosa sbagliata, lo sapevo, però com'è bello sbagliare ogni tanto per poi dire adesso non sbaglio più. Non ho capito quel cartello che mi avete fatto, ragazzi, non ho capito. Ah, vabbè. La signora di prima è cosa casalinga. Ha detto? Ah, sì. Signora degli alcolisti anonimi. Sì. Non ho mai frequentato gli alcolisti anonimi, però sì, ne sono uscita brillantemente da sola. Ecco, ma la sua situazione è arrivata fino a quel punto? Beh, sì. È vero che lei diceva a Giorgio si addormentava vestita e si svegliava? Sì, quando è cominciato a succedere questo... Con lo stesso vestito, diciamo. Sì, quando mi è successo questo ho cominciato a temere per me.
Non è, questa cosa non la esibiva proprio, cioè nel senso non è che uscendo a tavola strabeveva, no. No, la io non ho mai bevuto da sola. Pasto. Mai. Si dice che è il più antico ansiolitico del mondo. Cioè e infatti io lo bevevo proprio per tensione. Cioè, beh, e poi mi piaceva la birra. Che cioè, poi ho detto la birra ingrassa, invece lei è magrissima. No, no, però ero, nel periodo ero molto rotondetta, specialmente avevo un ventre prominente. Senta, un'ultima cosa, è vero che lei ha creato un sacco di guai ai suoi genitori con questa storia? No, veramente i miei genitori, io di conseguenza la loro scomparsa ho creato dei danni a me stessa, non a loro. Mi scusi, allora ho capito male, credevo che, ma forse non ho letto tanto male, credevo che lei aveva un po' il senso di colpa nei confronti dei suoi genitori. No, assolutamente. No. Assolutamente. La loro scomparsa l'ha aiutata? No, io ho cominciato a bere proprio perché mia madre ha avuto una trombosi e poi è morto allora il cane, dopo 6 mesi è morto mio padre, mia madre ha avuto, cioè è rimasta poco più... Era poco più di un vegetale, poi io sono figlia unica e non sopportavo questa situazione, non c'era più il dialogo con una madre forte, vitale come era mia madre, molto matriarcale. Va bene, senta, resta con noi, interviene quando vuole, che c'è utile. Comunque lo considero un fatto di debolezza, ecco. E io non guido comunque la macchina. Va bene, resta con noi? Certo. Ok, allora adesso... Abbiamo sentito, io non ho chiamato la signora che mi è stata suggerita prima, perché penso di farla intervenire. E molte volte c'è questa dipendenza reciproca di cui parlavano loro poco fa, fra l'alcolista e la persona teoricamente non però alcolista. Però una cosa che non abbiamo detto, non un vizio l'alcolismo. È una malattia. E mi dà... Giocano pure di alcolisti e familiari insieme. E questa è l'unica risposta seria. Io credo sia un errore. Io che funzionano meglio alcune, in certi casi funzionano meglio altre. Numerico e statistico sono i gruppi di mutuo aiuto, anche... dei quali non si parla assolutamente niente. Ecco, questo è il punto. Una battuta perché devo sentire il sondaggio. È la procedura più semplice, bisogna non bere nel tempo. Certo. E se non c'è un supporto. Vogliamo sentire un attimo adesso chi è che dà questo appoggio? Chiedo chi lo dà nel tempo? Sentiamo adesso. No.